Quella di Lungarone è una vicenda senza eguali, la storia di una città che ha vissuto due epoche. Della prima, lunga quasi 2000 anni, resta poco o nulla. L'acqua del Vajont ha portato via secoli di vita dalla Valle del Piave, ha portato via quella che negli anni 50 i bellunesi chiamavano Piccola Milano, per quanto fosse dinamica e vivace. A raccogliere ciò che rimane di quella città ormai perduta ha provveduto il Museo Lungarone Vajont Attimi di Storia, che dal 2009 si propone come luogo della memoria collettiva attraverso un ampia mostra fotografica. Alle pareti, a ricordo metaforico delle 1910 vittime, una serie di lamelle metalliche contorte dalla sofferenza e lamelle bianche rettilinee, tante quante i bimbi mai nati a causa di quel 9 ottobre. Attimi di Storia è un backup di un'intera società, raccontata attraverso immagini e parole, ma è anche il primo fra i luoghi della memoria lungaronese. La chiesa monumentale è forse il più noto per la sua architettura semplice ma unica, rivestita in polvere di quarzo. Edificata sul finire degli anni 70, è un luogo di culto pensato per creare aggregazione nella nuova Lungarone, usando lo stesso materiale che compone la diga e il calcestruzzo, per dare vita sia ad una chiesa che a una piazza laica sul tetto. Nell'aula sacra, la statua della Madonna, spazzata via dall'onda e recuperata a Fossalta di Piave, è il lascito più importante dell'edificio precedente, mentre i poveri resti della vecchia chiesa sono conservati nel seminterrato. Ad una manciata di chilometri dal centro, il cimitero monumentale di Fortogna è il luogo più importante dedicato al ricordo di chi non c'è più. Allestito in tutta fretta nei giorni successivi alla tragedia, è stato completamente ripensato nel 2004, quando si decise di porre 1910 cippi marmorei indipendentemente dal numero di corpi davvero identificati, in realtà piuttosto esiguo. Il cimitero monumentale di Fortogna è il cimitero di tutte le vittime del Vajont, anche di chi nelle sue acque si è dissolto per sempre. Un luogo che più che conservarne le spoglie, ne custodisce per sempre la memoria. La nuova epoca di Lungarone è iniziata da una cinquantina di anni, nascendo da una delle peggiori catastrofi generate dall'uomo. Ora la città desidera guardare avanti e pensare al proprio futuro, ma mai più dimenticare, nel rispetto di quello che è diventato il collante verbale di un'intera comunità. Prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria.